Praticamente sarebbe la Tobin Tax, no? Quasi, nel senso che la Tobin Tax riguardava solo la speculazione sulle valute, sì, quindi quando sì, giocavo, sì. Adesso invece noi sosteniamo la tassa sulle transazioni finanziarie tutte quante. Ma è giusto mettere un limite alla ricchezza? È giusto mettere un limite alla ricchezza, certamente, soprattutto se la ricchezza è fatta con le speculazioni, perché poi da discutere se un giocatore di pallone vale i soldi che guadagna. Certamente fare una truffa continuativa, perché questo si gioca solo su una continua giocare secondo per secondo sulle finanze, che di per sé stesso io non le demonizzo. Cioè, se io ti presto i soldi e poi te li ridò, ti do qualcosa in più, è un prodotto che vendo. Quindi le transazioni invece finanziarie dell'epoca moderna sono uno sfruttare tutte le modifiche istantanee che vengono fatte. Quindi noi mettiamo una piccolissima tassa, 0,05 appunto, che permette di non bloccare le cose, ma di penalizzare chi fa speculazione. Ma per ogni euro di economia reale quanti ce ne sono di finanza? Beh, diciamo che è una cifra difficile da fare, ma qualcuno sostiene sul 70%. Sono le cifre dove nella realtà quello che si muove sono prodotti dove tu non metti neanche i soldi. Giochi e basta, solo che a giocare poi ci fottono da noi. Grazie. Ma perché è una truffa? Perché è una truffa? Perché sono banche private che tengono a strozzo gli stati. Sono i privati, banche private, la banca centrale, la banca privata. Ah, cioè noi paghiamo le tasse. Sì, che stampano carte che non vale niente, che non vale niente, in cambio vogliono soldi veri da noi. Siamo in mano ai privati, gli stati non hanno più sovranità. Quindi se diamo gli aiuti alle banche adesso è... Certo, ma facciamo un piacere sempre a loro. Ah, stiamo la banca privata, la Banca d'Italia è una banca privata, la banca centrale sono banche private. Da niente creano denaro e ci strozzano noi. Buona fortuna. Grazie. Thank you.
cambio di nome è quello. La Valsusa? No, sono toscana, da noi è già passata. Ah, ok. Ha già ci sono fatto quelli della Valsusa in giro? Lui è della Valsusa. Lui? Lui. Quello con la barba? Sì. Scusi, lei è della Valsusa? Come? Lei è della Valsusa? Non esattamente, nella valle vicino, ma pochi chilometri. Pochi chilometri. E... veramente così brutta la situazione, vero? Ma voi non vi rendete conto, stiamo vivendo un clima di repressione, di intimidazione costante. Io le dico, una volta io, però qualche anno fa, ci sono voluto passare apposta per la Valsusa e ho visto quello che avevano fatto per le Olimpiadi, che è orribile. Sì, ma comunque tuttora c'è un tunnel a Sausedur di 1800 metri. Gli ultimi 100 metri hanno trovato una quantitativa di amianto impressionante che non sanno come ultimarlo, vuoi per mancanza di fondi, vuoi per l'enormità. L'hanno trovato sottoterra. Amianto, sì, sì, negli ultimi 100 metri durante lo scavo. Però vede, il problema non è questo. In un momento come questo di crisi, dove tagliano ovunque, è impensabile sprecare decine e decine di miliardi. Perché loro dicono a progetto 8-10 miliardi, in realtà sappiamo benissimo che i prezzi lievitano consuntivo. Guardiamo la Torino-Milano, guardiamo fino a Roma, fino a Napoli, 3, 4, 5, 6 volte in più, 3, 4, 5, 6 volte dell'alta velocità francese, spagnola, tedesca. Gli italiani si devono svegliare, gli stanno rubando il futuro, devono uscire di casa, devono protestare. Cosa devono ancora farci? Siamo qui per questo. Si hanno in bambola, certo non lo dico lei perché se qua mi fa stare. Io parlo per quelli che non ci sono. Okay. Comunque, la domanda numero uno, quest'opera serve? È da 10 anni che le merci ce ne sono sempre meno, passeggeri sempre meno, TGV ce n'è uno al mattino e uno alla sera, non ci sono neanche passeggeri, non è giustificata un'opera del genere e soprattutto in un momento di crisi come questo. Quelle dicono anche che avrebbero levato un po' di camion, ne passano tanti di camion là? Ma passavano 10 milioni di tonnellate 10 anni fa, loro ipotizzavano i giorni nostri 20 milioni, siamo 2 milioni e mezzo, stanno scendendo. Loro invece prevedono una crescita esponenziale per giudicare. Sì, come l'economia non può crescere sempre. Grazie. Thank you.
pensante pensava che i tagli della Gelmini fossero tagli poco motivati, che fossero tagli senza programma e senza progetto. Adesso non credo non lo pensa più nessuno. I tagli della Gelmini, i tagli di Verona hanno un solo progetto obbligatorio, ed è la cancellazione della scuola pubblica, la privatizzazione di tutte le cose. Ma Iatevenna a chi? A chi? A questa classe politica che senza vergogna sono una masnada di ladri, piduisti, massoni, allora, mafiosi, amici dei mafiosi. Uno l'ho indovinato, Berlusconi. Chiaro. Gli altri Berlusconi e tutta la cricca, PD compreso, pseudo compagnucci vari compresi, che non hanno fatto niente per evitare lo scempio dei diritti dei lavoratori, lo scempio dell'istruzione nella scuola. Ti faccio una domanda a te, certo. Ma a primavera forse, speriamo, ci stanno le elezioni. Però ci deve far camminare. Ci vai a votare? Ci vai a votare? Certo che ci vado a votare. Certo. Troverai chi ti rappresenta? Sì. Importante informarsi e non essere qualunquisti e non fare di tutto un'erba un fascio. Ci sono i peggio e i meno peggio. C'è gente che merita il voto. Ok, l'importante è formarsi un'opinione e non tenere insomma gli occhi foderati dal prosciutto e non anestetizzarsi con queste stronzate che ci rincoglioniscono e che ci lobotomizzano. Grazie. Prego. Segnato pure San Filippo. Certo, e noi lo rappresentiamo. Ma chi è San Filippo? Un paesino vicino a Pesarubino. Ah, è un paesino, sì. Il santo in persona. No, no, poi abbiamo anche il patrono. Thank you.
siamo? Quanti siamo? 1.000.000! E per la questura? Beh, circa 250 più i colombi. Sì, sì. Thank you.
anche per il concerto. Fanno parte degli indignato, giusto? Non faccio parte di niente, sono incazzata e basta, una cittadina qualunque infastidita da questo governo volgare, un governo detto volgare, ignoranti, esotici, proprio non se ne può più. Non se ne può più, sono incazzato pure io. Molto.
avvelena, ma non chiede ancora che con 5 te mena, per cosa di piatti che potrei fare in catena. Trasportate sul tetto una scultura, una scultura, tutta la macchina una scultura. Ah, ok, cosa rappresenta? Siamo scocciati. Ho capito, grazie. Questa è la coda del corteo e è esaurita anche la batteria della telecamera. Guarda, ma lo sa che lei è l'ultimo di un corteo lunghissimo? Assolutamente sì! Siamo noi!